Con questa mega, super, gigantesca, sublime cipolla di giarattana vedrò di farmi un'ottima frittata. Improvviserò al momento con quello che ho in frigo, ma questo sarà l'ingrediente base assieme alle uova. Aggiungerò il latte, ovviamente poi sale, pepe classico, insomma, i soliti ingredienti di una frittata. E mo vediamo, mi metto subito all'opera. Padella ho messo di abbondante e adesso accenderò il fuoco e andrò a versarci le cipolle che ho appena tagliato, perché prima di metterci le uova e fare la frittata, io preferisco cuocere un bel po' le cipolle e farle per un po' ammorbidire. Eccola qua, la mia cipolla proveniente dalla Sicilia, di Giaratteo o qualcosa del genere. Sono enormi e sono molto buone. La mia cipollina sta piano piano cuocendo. C'è un profumo di cipolla incredibile, mamma mia. Peccato che quello non si possa registrare. Metà cottura, aggiungere la pancetta, almeno perché questa la voglio fare con la pancetta, e ovviamente mischiare come ho fatto per il resto. Così. Le uova ovviamente non sono tutte per me, sennò buongiorno dissenteria. E adesso ci aggiungerò un goccino di latte, ho già messo un po' di sale e andrò o con la forchetta o con la frusta, quella a mano, a sbattere tutto per fare un'ottima frittata. Anche il prezzemolo secco tritato, un po' di pepe e è tutto. Volevo anche metterci il parmigiano, ma poi ci ho rinunciato. Che ero indeciso tra la frusta, quella diciamo manuale, e la forchetta, ma alla fine poteva mancare la forchetta magica. Eccola qua. E piano piano iniziamo a sbattere le uova. Smetto di fare il video e la prendo in mano in questo caso, perché sennò diventa più complicato. La cosa comunque che consiglio è farla a piacere con quello che vi piace. Io oggi ho voluto improvvisare così, un altro giorno la farò in un altro modo e così via. Ecco qua, sta prendendo comunque forma, ma mi piace proprio quando è bello sbattuto, che è un po' più spumoso, diciamo. Ecco qua. Ovvio che ho scelto una padella forse un po' troppo grande, ma c'ho o quella piccola o questa qua. Quindi vediamo. Intanto ecco qua la base della frittata pronta e il sapore della frittata. Beh, ma vedo, nel caso viene una frittata molto fina. Versato la base qui dentro, mo cerco di espanderla il tutto in modo che ci sia un pochino ovunque il condimento, così ogni morso di frittata sia uovo che il mio condimento. No, direi che la padella invece è della giusta grandezza. Andrò a coprire in modo che cuocia lentamente. Per quanto tempo è una cosa che vedete un po' a occhio, dipende anche da quanto avete alta la fiamma. Comunque, come vedete, l'ho coperta e piano piano sta cuocendo. L'ho messa a fuoco lento perché mi piace di più, ma è una mia scelta. C'è chi magari la mette a fuoco un pochino più veloce, poi vabbè, c'è anche un motivo per cui la mette a fuoco lento, perché comunque la trovo più saporita, che prende piano piano sapore e si cuoce più lentamente. La cottura lenta, secondo me, in questo caso ci sta di più. E ci vediamo nella prossima clip. Il problema sarà girarla, perché è veramente enorme, ma ci riuscirò. Adesso proverò a girare la frittata. Uno, due, tre. Madonnina santissima quanto pesa. Ah, si è rotta. E vabbè, più o meno sono riuscito a salvarla. Eccola qua. E la ricopro per farla cuocere dall'altra Il problema, la parte. frittata è veramente enorme, quindi la dividerò in spicchi che metterò qua. Spero
Sarà più semplice. Piano spicchio e l'ho messo lì, ecco qua. E piano piano, oppure lascio in padella e la mangio esattamente così. Ecco qua. Buon appetito!